ragazzi, bentrovati a tutto il popolo del festival. Siamo qua al Teatro di Gries di Bolzano per il Quizzone. È una delle novità di quest'anno. Pochi giorni fa abbiamo avuto i contest in Piazza Walter, grandissimo successo, il festival è sceso in piazza e oggi invece torniamo in un teatro per affrontare appunto il Quizzone. Il Quizzone quest'anno diventa un vero e proprio quiz televisivo che voi avete modo di vedere in internet. Abbiamo già alle nostre spalle i concorrenti delle scuole che hanno deciso di partecipare a questa gara e vedremo, perché è un po' una scommessa anche per noi, perché ripeto, è l'anno zero anche per Artis Club, per l'organizzazione di questa manifestazione per quanto riguarda il Quizzone. Avremo modo di presentarvi tutti i concorrenti, sono 9 le squadre che hanno deciso di partecipare a questa competizione. Che vinca il migliore, ovviamente è obbligo dirlo, e vedremo come si comporteranno. Nicole, allora noi prendiamo la nostra postazione. Vi dicevo che abbiamo 9 scuole in gara e mi fa molto piacere presentarle. E in postazione numero 1 abbiamo il Galilei con i suoi 3 componenti, l'IS Galilei. A fianco abbiamo il liceo Pascoli. Poi abbiamo il liceo Marcelline. L'ITC Battisti. Il liceo Rainerum. Das Wissenschaftliche Lyceum Bozen. E le altre 3 scuole, liceo classico Carducci, liceo scientifico Torricelli e il liceo Toniolo. Bene, quest'anno per chi ha avuto occasione di vedere il Quizzone nelle passate edizioni è completamente cambiato. Avremo 3 giochi in cui le varie scuole si cimenteranno e sarà un gioco ad esclusione, quindi nel primo gioco parteciperanno tutte e 9 le scuole. Al secondo gioco passeranno solo 3 scuole e al terzo gioco passeranno solo le 2 scuole che si sono aggiudicate il secondo gioco. Poi nel corso dei vari giochi spiegheremo bene le modalità. Ora, se i concorrenti mi dicono che sono pronti, possiamo anche iniziare. Nicole, tutto a posto? Siamo pronti? Bene, il primo gioco, come vi dicevo, partecipano tutte e 9 le scuole contemporaneamente. Verranno eliminate al termine di questo gioco 6 scuole. Noi porremo ai concorrenti una serie di domande alle quali daremo anche 2 possibilità di risposta. In base alle lucette che hanno a loro disposizione, loro sceglieranno qual è la risposta corretta per la domanda appena posta. Se la risposta corretta per loro sarà la A, accenderanno la lucetta rossa. Se la risposta corretta per loro sarà la B, accenderanno la lucetta bianca. Non c'è possibilità di cambio, quindi nel caso in cui decidessero una volta di aver schiacciato una lucetta di cambiare, questo non è possibile, perché la prima risposta corretta è quella che noi, la prima risposta data, chiedo scusa, è quella che noi terremo in considerazione. Bene, io direi che adesso è veramente tutto pronto, ai ragazzi abbiamo spiegato bene il meccanismo e risponderanno per ogni scuola ad ogni domanda uno alla volta i 3 componenti delle singole scuole. Quindi alla prima domanda risponderà in questo caso per il Galilei Gabbo, dopodiché si sposterà dietro e entrerà in gioco Giacomo, che è il secondo concorrente per l'Istituto Galilei. Siamo pronti, quindi iniziamo adesso il primo gioco. Se avete qualche dubbio ditecelo adesso, se è tutto chiaro possiamo iniziare. Bene, allora, prima domanda del primo gioco del Quizzone 2015. Dove ha la sede la Samsung? Wo befindet sich der Hauptsitz von Samsung? Giappone o Corea del Sud? Japan oder Südkorea? Bene, come vedete alcune scuole hanno scelto la risposta A, che era Giappone, altre hanno scelto la risposta B, che era Corea del Sud. La risposta corretta è Corea del Sud, quindi hanno risposto correttamente le scuole che hanno acceso la lucetta bianca. I ragazzi quindi che avevano risposto con la lucetta rossa in questo caso vengono eliminati, quindi escono dal gioco. Per tutti gli altri invece c'è il cambio, quindi si passa alla seconda domanda, quindi entra in gioco il secondo concorrente di ogni singola scuola. Prego. Ovviamente abbiamo i nostri giudici che stanno seguendo il gioco e quindi terranno conto dei ragazzi che sono stati eliminati e dei vari movimenti che avvengono sul palco, perché abbiamo diversi ragazzi in gara. Chi è l'autore della poesia A Silvia? Wer schrieb das Gedicht A Silvia? Leopardi, Manzoni.
leopardi o romanzoni? La risposta corretta è leopardi, quindi hanno risposto correttamente le scuole che hanno acceso la lucetta rossa. Bene, andiamo avanti con la terza domanda di questo primo gioco. Martin Cooper è? Martin Cooper is? Il designer della prima Mini, l'inventore del cellulare. Der Designer der ersten Mini oder der Erfinder des Mobiltelefons? Rispondono tutti, se non sbaglio, il designer della prima Mini. La risposta corretta è l'inventore del cellulare. Quindi in questo caso abbiamo un eliminato per tutte le scuole, quindi vedete i ragazzi che abbandonano il gioco. Questa domanda... Tu hai due fehler? Drei sicher? Quindi abbiamo già la prima scuola che viene eliminata definitivamente, perché appunto... anzi, due scuole, anche il Toniolo, quindi siamo già rimasti in sette squadre in gioco da nove che siamo partite. Passiamo alla prossima domanda. Il muro di Berlino cadde nel... Die Berliner Mauer fiel im Jahre... 1989-1991. 1989 oder 1991. Ok, hanno risposto tutti, la risposta corretta è 1989, quindi se non sbaglio c'è solo un errore per quanto riguarda l'IS Galilei, tutte le altre scuole avevano risposto correttamente. Passiamo alla prossima domanda. Dove ci troviamo se stiamo visitando le rovine dell'antica Troia? Wo befinden wir uns, wenn wir die Ruinen des alten Trojas besuchen? Grecia o Turchia? Griechenland oder Türkei? La risposta corretta è Turchia e rispondono correttamente tutte le scuole. Sesta domanda. Quale di questi non è un pilastro dell'Islam? Wobei handelt es sich nicht um eine Säule des Islams? L'elemosina o la Jihad o guerra santa? Almosengabe oder Jihad, heiliger Krieg. La risposta corretta è la B, quindi è Jihad, guerra santa. C'è un errore in questo caso. Anzi, due errori, due scuole, come vedete sono rimasti in concorrenti meno, ma dobbiamo rimanere con sole tre scuole ancora in gara, mentre invece ne abbiamo ancora sette. Quindi proseguiamo con la prossima domanda. L'Italia ha vinto quattro volte il mondiale di calcio? Ist Italien viermaliger Fußballweltmeister? Sì o no? Richtig oder falsch? C'è qualche problema con la lucetta dei carducci, comunque l'intenzione è evidente, è quella di accendere la lucetta rossa. Verifichiamo un attimino se riusciamo a risolvere il problema. Basta schiacciare il tastino e la lucetta, dovete portarne uno un po' più forzuto. Sto scherzando, comunque scherzi a parte, la risposta esatta ovviamente era la risposta A, sì, l'Italia ha vinto quattro volte il mondiale. C'è il cambio tra le scuole che hanno ancora più concorrenti in gioco. Passiamo alla domanda, siamo giunti alla domanda numero 8. Il capo del villaggio gallico di Asterix si chiama Automatix o Automatix, io non lo conosco. Der Anführer des gallischen Dorfes, in dem Asterix lebt, heißt Automatix. Vero o falso? Richtig oder falsch? La risposta esatta è falso, quindi abbiamo una scuola che ha sbagliato e abbandona il gioco, mentre tutte le altre hanno risposto correttamente. Abbiamo ancora sei scuole in gara. Domanda numero 9. Congelando l'acqua, essa aumenta o diminuisce di volume? Wie verhält sich das Volumen von Wasser, wenn man es erfriert? Aumenta o diminuisce? Das Volumen steigt oder es verringert sich?
rispondono tutti A aumenta ed è la risposta ovviamente corretta. Come vedete abbiamo alcune domande che sono decisamente semplici, altre un po' più complicate, e sulle domande semplici effettivamente le scuole sono riuscite a comportarsi tutte in maniera corretta. Passiamo alla domanda numero 10. Il calamaro è un... Der Tintenfisch ist... Crostaceo o mollusco? Ein Krustentier oder ein Weichtier? In questo caso rispongono tutti mollusco e la risposta esatta è mollusco. Complimenti a tutti. Altra domanda. L'Islam non riconosce Gesù come profeta. Jesus wird nicht im Islam als Prophet anerkannt. Vero o falso? Richtig oder falsch? Rispondono tutti B, falso, ed è la risposta corretta. Vede che le scuole vogliono mantenere la postazione perché sanno che per alcune di loro la maggior parte, anzi 3 su 3, e un errore comporterebbe... Aveva sbagliato, non l'avevo neanche visto da qua, chiedo scusa. Allora, quindi c'è una scuola che aveva sbagliato, il Battisti, se non sbaglio, aveva sbagliato, quindi rimangono adesso in gara ancora 5 scuole, di cui 2, l'IS Galilei e il Marcelline, e le Marcelline hanno ancora un'unica possibilità, se sbagliano sono eliminate. Siamo alla domanda numero 12. Qual è la probabilità che un possibile donatore arrivi alla donazione del midollo osseo? Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Knochenmarkspender zu einer Knochenmarkspende herangezogen wird? Una su 1 milione o una su 100.000? Eins zu 1 million oder 1 zu 100.000? Questa è una domanda non semplicissima, vediamo, rispondono tutti, tranne il concorrente del Galilei, rispondono tutti una su 100.000, che è la risposta esatta, e purtroppo il concorrente del Galilei, che aveva risposto una su 1 milione, abbandona il gioco. Ecco, attenzione perché abbiamo 4 squadre ancora in gara. Come vi dicevo all'inizio del gioco, l'obiettivo è di rimanere con solo 3 scuole. E una scuola ha ancora una possibilità di errore, mentre invece abbiamo Carduzzi, Torricelli e il Rainerum che hanno ancora 2 concorrenti in gara, quindi sono decisamente più avvantaggiati. Però le Marcelline potrebbero anche non sbagliare più e rientrare tra le 3 scuole che passeranno al secondo gioco. Bene, siamo alla domanda numero 13. Chi ha inciso la sigla del Festival Jump? Von wem stammt der Titelsong des Schülerfestivals Jump? I Van Halen o i Bon Jovi? Van Halen o Bon Jovi? Ce l'ha fatta anche Dennis e Carducci, ce l'ha fatta... È la lucetta rossa il problema tuo, quindi sulla bianca non abbiamo problemi. Bene, la risposta corretta era Van Halen, quindi chi ha acceso la lucetta rossa, e si abbandona Luciano del Rainerum, quindi anche il Rainerum rimane con un solo concorrente in gara. Siamo alla domanda numero 14. Siete pronti? In che anno Neil Armstrong è stato sulla Luna? In welchem Jahr landete Neil Armstrong auf dem Mond? 1969 o 1970? 1969 oder 1970? Non vedo la risposta, sì. Hanno risposto tutti 1969, che ovviamente è la risposta corretta. Bravi. Torricelli e Carducci hanno ancora 2 concorrenti in gara, Rainerum e Marcelline solo 1. Prossima domanda. La provincia di Matera si trova... Die Provinz Matera befindet sich... In Puglia o in Basilicata? Apulien oder in der Basilicata? Rispondono tutti Basilicata, non vogliono abbandonare la postazione perché è la risposta corretta. Quindi andiamo ancora avanti con la prossima domanda. Per quanti danari Giuda tradì? Wie viele Silberlinge erhielt Judas für seinen Verrat? 30 o 50? 30 oder 50? Anche in questo caso rispondono tutti correttamente. La risposta corretta era 30. E quindi proseguiamo. Ricordo che c'è da eliminare solo una scuola per passare poi al secondo gioco. Domanda numero 17.
Come Together è una canzone? Come Together is a song from? Dei Beatles o dei Rolling Stones? Den Beatles oder den Rolling Stones. Ecco, per chi ha la mia età, vedere già un po' di indecisione è una cosa incredibile, però posso capire che per ragazzi così giovani Come Together forse non dice molto. Vedo che hanno risposto, solo uno ha risposto Rolling Stone e gli altri tre hanno risposto i Beatles, che è la risposta esatta, quindi Rudy del Torricelli deve abbandonare la postazione. E stai continuando a rimanere in gioco, vedi che poi alla fine sembrava che fosse molto complicato, invece le Marcelline facciamo anche un bel applauso perché è ancora attaccata alla postazione in tutti i sensi perché non la vuole mollare. E infatti adesso è solo il Carducci che ha due concorrenti in gioco, mentre invece le altre scuole sono rimaste con un ultimo concorrente. Vediamo come andrà a finire. Siamo alla domanda numero 18. Un essere umano può arrivare a correre ad una velocità di 35 km orari. Ein Mensch kann bis zu 35 km pro Stunde laufen. Vero o falso? Richtig oder falsch? Hanno risposto tutti vero, che è la risposta esatta. Quindi bravi, è vero. Un essere umano può arrivare a correre fino a 35 km orari. Prossima domanda. Che tipo di animale è un emu? Um welche Art von Tier handelt es sich bei einem Emu? Un uccello o un mammifero? Ein Vogel oder ein Säugetier? Ecco, in questo caso abbiamo due risposte giuste e due sbagliate, evidentemente, e la risposta giusta è la A. Bene, allora erano rimaste in gara quattro scuole, dovevamo eliminarne ancora una per decidere quali sarebbero state le tre scuole che poi sarebbero passate al secondo gioco. In questa domanda invece hanno sbagliato due scuole, quindi adesso invitiamo Domenico e Dennis del Liceo Carducci e Davide del Reinerum a accomodarsi un attimino in platea, perché rimangono in gioco le due scuole che hanno appena sbagliato, perché faremo loro una serie di domande per capire poi chi continuerà il gioco e chi invece verrà definitivamente eliminato. Quindi Federico, ti invito a avvicinarti vicino a Elena. Siete pronti? A questo punto la domanda diventa da dentro o fuori. In quale arte è maestro Manzù? In welcher Kunstform ist Manzù ein Meister? Scultura o arti marziali? Bildhauerei oder Kampfkunst? In questo caso finalmente hanno risposto in maniera differente. La risposta corretta è la A, scultura. E quindi sono le Marcelline a passare il turno. Un applauso al Torricelli. Quindi, come abbiamo detto, Elena è riuscita a mantenere la postazione, a entrare tra le tre scuole che poi andranno ad aggiudicarsi il secondo gioco. Brava, complimenti, perché non è stata facile, eri da sola, hai risposto a una serie di domande in maniera corretta. E quindi richiamiamo con noi sul palcoscenico le altre due scuole che passano al secondo gioco. Se le facciamo accomodare, abbiamo il Carducci e il Reinerum, eccoli che tornano. Bene, allora siamo giunti al secondo gioco, sono tre le scuole rimaste in gara e ogni scuola ha potuto scegliere quale concorrente dovrà partecipare a questo gioco. Abbiamo Luciano per il Reinerum, Andreas per le Marcelline e Domenico per il Carducci. In questo gioco le squadre e le scuole giocheranno singolarmente, quindi tra poco vedrete due componenti lasciare la postazione, perché giocheranno, tra l'altro abbiamo già scelto anche l'ordine in base a un'estrazione. Comincerà lo studente Luciano del Reinerum, poi il Marcelline e poi Classico. Ogni concorrente a turno, come dicevo, dovrà rispondere a 15 domande e avrà tempo 90 secondi di tempo. Potrà anche scegliere di non rispondere a una domanda se non ne conoscerà la risposta. L'importante è stare entro i 90 secondi. Poi è evidente che alla fine verificheremo chi ha risposto in maniera corretta, confronteremo le risposte e i tempi e elimineremo una scuola. Quindi passeranno poi al terzo e ultimo gioco di questo quizzone le due scuole che si sono meglio comportate in questo gioco.
Bene, credo sia tutto chiaro. Se avete qualche domanda da porre, questo è il momento, altrimenti partiamo col secondo gioco. Allora invitiamo Domenico e Andreas ad accomodarsi un attimino fuori scena. Loro verranno accompagnati in una stanza separata, in modo che non possano ovviamente sentire le risposte che ci darà Luciano, perché potrebbero essere avvantaggiati conoscendo ovviamente le domande. E nel momento in cui ci danno l'ok che loro sono accompagnati in posto dove non possono sentire le risposte, inizieremo. Nicole, diamo il gelato, il microfono a Luciano in modo tale che si possa rispondere alle domande. Luciano, è tutto chiaro, quindi noi sono 15 domande in sequenza, noi cercheremo di porti le domande abbastanza velocemente, non appena tu avrai dato la risposta. Non ti preoccupare poi se la domanda è giusta o sbagliata, concentrati già sulla domanda successiva. In questo gioco ti porremo una domanda a testa, quindi farò io una domanda, ovviamente anche Nicole te la porrà in italiano, non volevo metterti in difficoltà, però ci alterneremo nella formulazione di tutte le domande. Bene, allora abbiamo Luciano del Rhein-Erum in gara per questo secondo gioco, facciamo un bel applauso di incoraggiamento. I 90 secondi inizieranno non appena inizieremo con la prima domanda che ti porrò io. Sei pronto? Quante facce ha il cubo di Rubik? 6. Qual è il passato remoto del verbo cuocere? Cossi. La radice quadrata di 2 è un numero razionale? Di quale antica popolazione fu re Attila? Unni. Come si chiama la capitale del Lussemburgo? Lussemburgo. Don Abbondio muore al termine del romanzo I Promessi Sposi? No. Come si chiama il maschio dell'ape? Fuco. Chi ha composto le quattro stagioni? Vivaldi. Lo stato con più isole è la Svezia? Falso. Vero o falso? Falso. Qual è in ordine alfabetico il primo giorno della settimana? Domenica. Chi ha scritto il ritratto di Dorian Gray? Oscar Wilde. Il primo essere vivente lanciato nello spazio fu una scimmia, vero o falso? Falso. Qual è il più lungo affluente del Po? Passo. Lo sfenoide è un osso della mano, vero o falso? Falso. L'oceano che bagna le Bahamas è? Atlantico. Bene, bravo Luciano, un bel applauso. Luciano, ti puoi accomodare anche tu, ci lasci il microfono, grazie. E facciamo entrare il secondo concorrente, che se non ricordo male era il concorrente delle Marcelline. Ecco che sta arrivando, accompagniamolo con un bel applauso. Andreas, ti puoi posizionare anche tu nella postazione laggiù, bene. E il componente della squadra di prima ha risposto alle 15 domande, si è comportato molto bene, ora vedremo cosa sarai in grado di fare tu. Ti ricordo, sono 15 domande che ti verranno poste in maniera alternata da me e da Nicole, tutte in lingua italiana, non ti preoccupare, e hai 90 secondi di tempo, nel momento in cui una risposta non la conosci ti conviene passare. E come ti ho detto anche prima, come vi ho spiegato, nel momento in cui passi non recupereremo più quella domanda, quindi è una domanda cestinata in maniera definitiva. Quando tu sei pronto, iniziamo con le domande e inizierà il tempo nel momento in cui ti porrò la prima domanda. Sono pronto. Sono pronto. Un bel applauso anche a Andreas di incoraggiamento. Bene, allora partiamo con la prima domanda. Quante facce ha il cubo di Rubik? 6. Qual è il passato remoto del verbo cuocere? Cuoce. La radice quadrata di 2 è un numero razionale? Sì. Di quale antica popolazione fu re Attila? Barbari. Come si chiama la capitale del Lussemburgo? Passo. Don Abbondio muore al termine del romanzo I Promessi Sposi, vero o falso? Falso. Come si chiama il maschio dell'ape? Passo. Chi ha composto le quattro stagioni? Saiolo. Lo stato con più isole è la Svezia, vero o falso? Falso. Qual è in ordine alfabetico il primo giorno della settimana? Lunedì. Chi ha scritto il ritratto di Dorian Gray?
Oscar Wilde. Il primo essere vivente lanciato nello spazio fu una scimmia, vero o falso? Falso. Qual è il più lungo affluente del Po? Passo. Lo sfenoide è un osso nella mano, vero o falso? Vero. L'oceano che bagna le Bahamas è l'oceano? Pacifico. Bene, queste erano le 15 domande per Andreas e le Marcelline. Adesso aspettiamo il terzo concorrente del liceo classico Carducci, era Domenico se non ricordo male, che sta arrivando, eccolo qua. Bentornato Domenico, prendi di nuovo postazione laggiù. Terza scuola in gara per questo secondo gioco, abbiamo già visto come si sono comportati i primi due concorrenti, ora vedremo se Domenico riuscirà a strappare l'accesso all'ultimo gioco a una delle due scuole che si sono già confrontate con questa prova. 90 secondi di tempo, 15 domande, noi te le faremo in sequenza, non ti preoccupare se la risposta è giusta o sbagliata, noi non ti vedremo per non farti perdere tempo, poi dopo vedremo tutte le risposte corrette a fine del gioco. Ti porremo le domande in modo alternato, una volta io, una volta Nicole, sempre comunque in italiano. Se tu sei pronto, un bel applauso anche per te di incoraggiamento. Vedo Domenico un po' teso, ma sono sicuro che poi le risposte non saranno poi così difficili come puoi immaginare. Sei pronto? Il tempo partirà nel momento in cui io partirò con la domanda. Prima domanda, quante facce ha il cubo di Rubik? 6. Qual è il passato remoto del verbo cuocere? Cossi. La radice quadrata di 2 è un numero razionale? No. Di quale antica popolazione fu re Attila? Iunni. Come si chiama la capitale del Lussemburgo? Bruxelles. Don Abbondio muore al termine del romanzo I Promessi Sposi, vero o falso? Falso. Come si chiama il maschio dell'ape? Calabro. Chi ha composto le quattro stagioni? Vivaldi. Lo stato con più isole è la Svezia, vero o falso? Falso. Qual è in ordine alfabetico il primo giorno della settimana? Domenica. Chi ha scritto il ritratto di Dorian Gray? Oscar Wilde. Il primo essere vivente lanciato nello spazio era una scimmia, vero o falso? Falso. Qual è il più lungo affluente del Po? Passo. Lo sfenoide è un osso della mano, vero o falso? Falso. L'oceano che bagna le Bahamas è l'oceano? Pacifico. Bene, bel applauso anche per Domenico. Bene, siamo giunti allora alla fase conclusiva del quizzone, il terzo e ultimo gioco, sono due le scuole rimaste in gara, adesso vi spiegherò un po' la modalità di questo conclusivo, di questo gioco conclusivo, ma intanto direi di far accomodare in scena, far entrare le due scuole, accompagnate con un bel applauso, abbiamo il liceo Rainerum e il liceo classico che si confronteranno in questo gioco conclusivo. Domenico, Andrea e Dennis per il liceo classico Carducci e Luciano, Kevin e Davide, complimenti a voi perché siete arrivati fin qua e vi giocherete la vittoria finale in questo quizzone. Quizzone il quale punteggio ha un peso importante già nella classifica del Festia, quindi riuscire a giudicarsi questa categoria darà un bel vantaggio alla scuola che appunto vincerà. Allora, il terzo e ultimo gioco, come dicevo, si svolgerà in maniera leggermente differente. E porremo alle due scuole una serie di domande. Queste domande prevederanno, in alcuni casi, una risposta multipla. Quindi voi dovrete scegliere tra le quattro risposte che daremo qual è quella corretta. In altri casi dovrete mettere in ordine le risposte, i dati che vi forniremo nella risposta. In alcuni casi sarà invece una risposta secca che noi non vi forniremo, quindi sarà una domanda e voi dovrete fornire una risposta. E alcune domande ci verrà in aiuto anche lo schermo alle nostre spalle perché avrete delle immagini sulle quali dovrete ragionare per fornire le risposte alle domande che vi poniamo. Se è tutto chiaro, una domanda da parte di Davide. Microfono, se metti il microfono. Nel caso di risposta multipla possiamo scrivere direttamente il numero
oppure per esteso la risposta. Sarebbe meglio mettere per esteso la risposta. Ecco, una cosa che ti ringrazio, che hai ricordato una cosa che dimenticavo: i concorrenti sono chiamati a dare le risposte per iscritto su dei fogli che abbiamo fornito loro, quindi sì, direi anche di mettere la risposta per esteso. Anche nel caso dell'ordinamento. Anche nel caso, nel caso dell'ordinamento potremmo anche accontentarci, però secondo me vi viene più facile i nomi che non le lettere che fate confusione. Io direi di mettere in ogni caso per esteso le varie risposte, di farli vedere a noi e poi anche di girarli in favore di camera in modo tale che anche da casa possano vedere le risposte. Grazie. Che avete fornito. Ok? Siamo pronti? Potete chiaramente confrontarvi sulle domande e poi vedo che in questo caso per il Rainerum è Kevin che ha il pennarello in mano, da voi invece sarà Andrea, voi suggerite e lui potrà dare la risposta. Ricordatevi sempre di utilizzare il microfono nel momento in cui invece c'è bisogno di parlare con noi. Bene, allora siamo pronti? Nicole, iniziamo col terzo e conclusivo gioco. Lascio la parola a te. Comincio, ok. Allora, la prima domanda è: quale di queste non è mai stata una categoria del Festival studentesco? Professori, presentatori, arti varie o burlesque? Partono i 15 secondi di tempo che hanno i ragazzi per dare queste risposte. Scaduti i 15 secondi, non verrà tenuta valida. Vedo che il Rainerum ha già risposto, il Carducci ha pochissimo tempo per dare la risposta, altrimenti cade il tempo. Vedo che hanno finito di scrivere, quindi la teniamo buona. Alzate anche voi la vostra risposta. Hanno risposto entrambi burlesque, che è la risposta corretta. Bene, in effetti nel corso degli anni abbiamo avuto tantissime categorie del festival, abbiamo coinvolto anche i professori, i ragazzi facevano anche da co-presentatori con il presentatore, c'è stata l'arte varia, ma il burlesque, ecco, effettivamente non l'abbiamo mai. Infatti mi stupisce un po' che ci avete anche un po' pensato, perché effettivamente questa domanda introduttiva era abbastanza semplice. Una cosa che abbiamo dimenticato di dire è che abbiamo 8 domande. Se dopo 8 domande sarete ancora in parità, andremo avanti a oltranza, quindi il primo che sbaglia perde e quindi l'altra scuola ovviamente si aggiudicherà il pizzone di quest'anno. Siamo alla seconda domanda. Anche in questo caso dovrete dare la risposta corretta tra le 4 che vi forniremo. Quale di queste opere non fa parte delle 7 meraviglie del mondo moderno? Non fa parte. Colosseo, Torre Eiffel, Grande Muraglia, Cristo Redentore. Parte il tempo, 15 secondi. Vediamo, ha già finito il liceo classico, che giustamente non fa vedere la risposta perché il Rainerum ci sta ancora pensando, stanno scrivendo, qualche dubbio, mancano pochissimi secondi, hanno risposto. Bene, allora il Rainerum risponde, fatelo vedere anche in favore di camera, Colosseo, risponde Colosseo anche il Carducci, bravissimi perché la risposta esatta era Torre Eiffel, quindi sbagliano entrambe le scuole, è Torre Eiffel la risposta sbagliata, prego, non è. La domanda era quale di queste opere non fa parte delle 7 meraviglie del mondo moderno e la risposta esatta è Torre Eiffel. Proseguiamo con la terza domanda, quindi siamo 1-1, una risposta esatta per entrambi e una sbagliata. Terza domanda. La terza domanda è: quale di questi è l'animale più veloce in assoluto? Il ghepardo, l'antilocapra, il falco pellegrino o il pesce vela? 15 secondi da questo momento, vedo che il Rainerum è partito sicuro, anche il classico hanno risposto, allora il Rainerum risponde falco pellegrino, risponde il falco pellegrino anche il liceo classico Carducci e in questo caso si rispondono entrambi in maniera corretta, quindi siamo 2-2 e passiamo alla quarta domanda. In questo caso dovrete mettere in ordine le risposte che vi forniamo, quindi noi vi daremo 4 risposte e voi dovete metterle in ordine, ovviamente capirete in che modo quando sentirete la domanda. Metti in ordine cronologico, dalla più recente alla più lontana, le scuole vincitrici del festival tra questi istituti. Ovviamente se una scuola ha vinto 2 volte, non la mettete 2 volte, dovete contare le 4 scuole diverse. Pascoli, Torricelli, Carducci, Battisti. Pascoli, Torricelli, Carducci e Battisti. Bisogna mettere in ordine cronologico dalla più recente alla più lontana le scuole che hanno vinto il festival studentesco. Carducci ha terminato, anche il Rainerum, bene, il tempo è finito, vediamo la risposta che ha dato il Carducci.
ci dice Torricelli, Carducci, Battisti e Pascoli. Ricordo che è dalla più recente alla più lontana. Torricelli, Carducci, Battisti e Pascoli. Torricelli, Carducci, Pascoli, Battisti. In questo caso c'è una leggera differenza. La risposta esatta era Torricelli, Carducci, Pascoli, Battisti. Quindi rispondono in maniera corretta i ragazzi della Rainerum, che si portano in vantaggio. E passiamo alla domanda numero 5. Mettete in ordine ascendente per velocità massima i seguenti tipi di connessione internet: ADSL, fibra ottica, 3G, dial-up. In questo caso l'ordine ascendente per velocità, sono quattro sistemi diversi di connessione internet: ADSL, fibra ottica, 3G, dial-up. Vediamo come risponderanno le scuole. Qui magari sarei un po' meno fiscale sul tempo, diamo un attimino di tempo più. Ok, il tempo è terminato, hanno completato praticamente assieme entrambe. Partiamo dal Carducci, che risponde fibra, ADSL, 3G e dial-up. E qua invece in maniera completamente diversa, dial-up, ADSL, 3G e fibra ottica. E la risposta corretta è, Nicole? Dial-up, 3G, ADSL, fibra ottica. Quindi in questo caso nessuno delle due scuole risponde in maniera corretta. Questa domanda effettivamente non era semplicissima, il tempo poi era molto molto poco, quindi bisognava fare delle scelte molto veloci. Ecco, questa è invece la prima domanda per la quale avremo il supporto dello schermo alle nostre spalle. Noi ci allarghiamo per consentire la visione dello schermo. Anche in questo caso sarà mettere in ordine le risposte, ma vedrete anche delle immagini che vi aiuteranno. Metti in ordine di nascita i seguenti protagonisti del gioco Assassin's Creed: Connor Kingway, Ezio Auditore, Altair Ibn Lahad e Desmond Miles. In ordine cronologico di nascita. Cronologico di nascita. Sicuramente in queste materie i ragazzi delle scuole superiori sono molto più addentro che non noi. Vediamo, il Carducci è terminato, il tempo è finito, entrambi. Allora, il Rainerum dice Altair, Ezio Auditore, Connor e Desmond. E loro dicono Altair, Ezio, Connor e Desmond è uguale. La risposta corretta è Altair, Ezio, Connor e Desmond. Quindi per entrambi la risposta è corretta. Passiamo alla numero 7. In quale ordine i quattro Beatles attraversano la strada sulla copertina dell'album Abbey Road? In quale ordine? Sì, da sinistra a destra, i quattro nomi. Paul McCartney, John Lennon e George Harrison. Anche questa non è una domanda semplicissima per ragazzi della loro età. Sono i Beatles, Ringo Starr, Paul McCartney, John Lennon e George Harrison. Da sinistra a destra. Da destra a sinistra. Allora qui chiediamo un attimo, facciamo da sinistra a destra, l'avete messa? Ok, esattamente, perfetto. Entrambi hanno inteso la domanda nella stessa maniera. Il tempo è terminato, hanno risposto entrambi. Chiedo scusa, avevamo detto da sinistra a destra, fortunatamente hanno inteso entrambi nel modo giusto. Allora, vediamo come ha risposto il Carducci, Nicole. Puoi girare anche a favore di camera. Mentre il Rainerum ha risposto Harrison, McCartney, Starr e Lennon. La risposta è esattamente uguale, io la verifico. Lennon, Starr, McCartney e Harrison. Quindi qui l'avevamo intesa diversa, la risposta corretta è Harrison, McCartney, Starr e John Lennon. Quindi avete risposto entrambi nella maniera corretta. Se non ricordo male, è ancora in vantaggio di un punto il Rainerum. Passiamo alla domanda numero 8. In questo caso, se voi rispondete giusto e loro sbagliano, si va in parità e si va oltre. Se invece rispondete entrambi sbagliati o loro rispondono comunque giusto, hanno vinto loro il quizzone 2015, perché siamo all'ottava domanda. Quindi solo in caso di parità saremo andati avanti in questo gioco. Domanda secca, quindi dovete dare voi la risposta. Chi è la testa nel piatto? Immagine, di chi è la testa nel piatto? Spero che si veda abbastanza bene. Ok, Carducci ha terminato, il tempo è finito, anche Rainerum. Vediamo dal Rainerum che risponde Golia,
il Carducci dice Giovanni Battista e si porta in parità, perché torna in gioco. La risposta corretta è Giovanni Battista. Era l'ultima occasione per il Carducci, hanno saputo coglierla fortunatamente, quindi il gioco prosegue. Da questo momento si va avanti a oltranza, quindi qui chi sbaglia è fuori. Ovviamente se sbagliate entrambi si andrà ugualmente a un'ulteriore domanda. In quale serie TV troviamo tra i protagonisti Locke, Rousseau, Austin, Hume e Faraday? Eureka, Lost, The Big Bang Theory e Arrow. Se lo chiedessero a me, non so neanche di cosa stiamo parlando, non ne ho la minima idea. Hanno già risposto i ragazzi del Raineru, occhio al tempo per i ragazzi del classico, rispondono anche loro. Vediamo la risposta del classico, dicono Arrow. Qua dicono, sento dei no tra il pubblico, scrivo Lost, vedo dei sorrisi. Il Raineru vince il quizzone 2015, si aggiudica Rainerum Schule, die Gewinner des Quizzones 2015. Also bitte, wenn ihr alle beide hier in die Mitte kommen könnt. Li portiamo al centro del palco. Glückwünsche zwischen den Schulen. Congratulano a vicenda, perché insomma è stata una battaglia fino all'ultima domanda, perché siete stati veramente in equilibrio, però insomma poi onore al merito del Rainerum che si è aggiudicato il Quizzone 2015. So, wir freuen uns natürlich auf das Ende dieses Spiels, wie auch auf das nächste Treffen bei den klassischen Abenden im Theater Cristallo, wofür die Karten schon kaufbar sind im Cristallo am 20. und 21. März. Wir freuen uns natürlich schon drauf und dann auf die modernen Abende am 27. und 28. März im Palasport. Bene, come diceva Nicole, infatti con il Quizzone siamo entrati nel vivo della manifestazione. I prossimi appuntamenti Teatro Cristallo 20 e 21 marzo, mi raccomando non mancate, affrettatevi a prendere i biglietti perché stanno andando veramente a ruba, e poi abbiamo la parte conclusiva 27 e 28 marzo al Palasport. Se il festival andrà avanti per come sta andando avanti, con il grandissimo successo del 7 marzo in Piazza Walter e anche, credo di poter dire, di questo Quizzone che è stato molto apprezzato dai partecipanti e anche dal nostro pubblico qui che ci ha sorretto con i suoi calorosi applausi, credo che questa edizione del festival sarà una bellissima edizione. Quindi rimanete con noi, continuate a seguirci e viva il festival. Buona serata a tutti e grazie ancora.